Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. In questi ultimi giorni la famosa regina si è ritrovata in drammatica situazione. Sono stati dei mesi difficili per lei dal momento che sono molti i chiacchiericci che continuano a circolare sulla sua famiglia. Inoltre, dalla perdita del marito e fedele compagno di vita Filippo, lei ha sofferto incredibilmente avvertendo perfino dei malesseri fisici. Proprio per questo motivo infatti i figli ed i nipoti, come anche tutti i sudditi, si sono preoccupati incredibilmente per lei. Quando purtroppo il suo compagno di vita, nonché sovrano al suo fianco, venne a mancare, la notizia stravolse tutti i sudditi. La reazione della sovrana però non venne interamente capita. Lei, ricoprendo un ruolo così importante e fondamentale per il popolo, non può permettersi di mostrare il suo dolore in pubblico. Regina Elisabetta, per chi non lo sapesse, infatti tiene molto all'immagine della corona e proprio per questo motivo porta avanti ogni compito a discapito della situazione estrema e soprattutto delle sue emozioni. Quando purtroppo dovette salutare per l'ultima volta, decise di rimanere da sola per dargli l'ultimo saluto. Drammatica notizia per la regina Elisabetta, perde una persona cara, i dettagli. Come vi abbiamo già anticipato, già in passato la donna si è ritrovata in una realtà estremamente complicata, scatenata appunto da una perdita. Nonostante ciò ha sempre mantenuto il controllo e non si è mai lasciata trascinare dal dolore. Purtroppo anche questa volta dovrà mostrarsi forte nonostante la grande perdita avvertita. Nelle ultime ore appunto ha perso la vita una persona a lei estremamente cara, la quale la accompagna ormai da innumerevoli anni e le è sempre stata fedele. Lady Mira Butter, stiamo parlando, purtroppo, della nota confidente della regina Lady Mira Butter, la quale ci ha lasciati venerdì a 97 anni. Questo ovviamente è un duro colpo per la sovrana, la quale confidava in lei in tutto e per tutto, il lutto appunto l'ha completamente travolta. L'intero popolo della sovrana piange al suo fianco per via della grande perdita, poiché anch'essi erano molto legati a lei e conclamavano ciecamente sul suo intervento in ogni situazione. Questo sarà sicuramente una dura verità da affrontare e metabolizzare per lei, una parte del suo cuore però sarà sempre al suo fianco. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.